Basso della Vasca, Erika Gaetani, Martina Cenci, Federica Toma, Margherita Panziera, Silvia Scalia, Carlotta Zovkova, Anita Gastaldi e Alessia Bianchi. È arrivato il momento del già annunciato duello della lotta Panziera-Scalia. Con, sì, se dovessimo dare una percentuale all'una e all'altra? Beh, sempre un po' di più alla Panziera, che ha maggiore dimestichezza con questo tipo di gare, e con l'incognita di una Carlotta Zovkova che è tornata a nuotare in maniera, direi, abbastanza soddisfacente. È l'unica azzurra, oltre alla Panziera, aver rotto il muro del minuto in carriera. Duello Panziera-Scalia, del quale neanche staremo a parlare nei 100, cioè nella doppia vasca, se non che Silvia Scalia ha illuminato i 50 d'orso con doppio record italiano fatto sia in batteria che in finale. Allora, con questa condizione, mai dire mai. Giù dal blocchetto di partenza e ora aggancio al device. Molto più in alto la fase di stacco, la fase di tuffo per quello che riguarda Silvia Scalia rispetto a Margherita Panziera, che non ha nella partenza il suo punto di forza. Silvia Scalia che adesso allunga un pochino, ma i conti si fanno al termine della vasca di ritorno. È normale che Silvia Scalia sia più performante rispetto a Margherita Panziera nella vasca di andata. Sono partite tutte e due con frequenza molto alta a fuoco, un po' per sorprendere la Scalia, un po' per tamponare questa vista che sicuramente non si attendeva, di 7 decimi da recuperare in virata da parte della Panziera. 28 e 77 il passaggio di Silvia Scalia, 67 centesimi di ritardo di Margherita Panziera, come stavamo sottolineando. Una Panziera che adesso deve aumentare i giri del motore per andare a colmare il distacco che accusa da Silvia Scalia. Leggermente davanti ancora la Scalia, con Margherita Panziera che sta recuperando un testa a testa bellissimo nel finale, con Margherita Panziera che la spunta per pochi centesimi. 1-0-0-25 Panziera, 1-0-0-33 Silvia Scalia. Federica Toma si mette in evidenza con il terzo posto assoluto, 1-0-0-90 Gara tirata fino alla fine doveva essere, gara tirata è stata, con quell'equilibrio che, come accennavi tu, alla fine si è spezzato leggermente, perché di pochi centesimi si tratta, 8 appannaggio di Margherita Panziera, dove non è riuscita a fare veramente la differenza in fase subacquea in virata. La Scalia lì doveva incrementare ulteriormente, non è riuscita invece a scappare, a allungare già quei notevoli 7 decimi presi. E